Salve ragazzi, qui del 38 siamo qui con il nostro amicone qui che dobbiamo scegliere una mappa. Facciamo una. Dai, una farmhouse professionale. Ok. C'è una farmhouse professionale, bro. Azz. Se no altrimenti aspetta, ti faccio vedere che cosa abbiamo trovato un altro, perché è un po' lunga. Va bene la farm. Va bene la farm professionale. Siamo sicuri? Morirete. Sì, al massimo ci caghiamo sotto come l'altra volta, però. Sì, mamma mia, era aggressivo quella lì. Allora, però, se no ci. Se non capita lo giuro, stiamo tranquilli. Questo è il mash. No, volevo dire, poi c'è. Se no c'è gli intermedi di farmhouse. Volevo dire. Possiamo fare tutte e due, vedi tu. Vabbè, faccio una professionale. Poi perché ho cambiato faccia io? Ah, perché forse volevi fare contratto, invece fatto cambia. Ah, bollettaibus. Pronto? Perfetto. Andiamo! Quale delle due farmhouse è questa? La stessa di quella di prima. No. Sì, la stessa di quella di prima. Ok. Li metto come prima i sensori? Sì, sì. Manco ci pensiamo, facciamo come prima che l'abbiamo sgammata subito. E poi. Li metto la stessa posizione di prima. O conviene che li metto nell'ultima stanza? Uno nel corridoio e l'altro nell'ultima stanza. Uno devi mettere nell'ultima stanza, ma devi attaccarlo per favore alla finestra. Ok, vicino alla finestra. Dove ho messo il treppiedi. Perché se lo metti appoggiato al muro, non prende l'altra stanza di sotto. Capito? E te frega. Mentre quell'altro devi mettersi al muro nel corridoio, ma non lì dove prima, sempre quando tu sali le scale. Aspetta, la finestra è quale delle due? Quella là di fronte proprio alla porta. Sì. Quando tu entri nella stanza, tu sali le scale. Quando sali le scale, un po' più sopra. Metti subito, quindi senza prima entrare in bagno, poi vicino anche volendo, metti il sensore di movimento e il sensore sonoro. Così occupi bagno e quella stanzina, sbarra lo stanzione grande. Con l'altro lo metti nel corridoio dove siamo andati a mettere l'ultimo treppiedi, ok? Quello là grande, solo che lo devi mettere al muro, quindi devi andare dritto, non è che lo devi mettere vicino quando entri, devi andare dritto, superare il letto, insomma. Lo metti là dove c'è la finestra, la vicina c'è una finestrella e però aspetta, io non lo volevo mettere a questa qua di sopra, dove l'ho messo prima, lo voglio mettere a questa qua proprio sotto a tutto. L'ultima camera proprio, la più grande sotto a tutto. Come vuoi, basta che metti in quel momento, ti ho detto io, vicino al muro, perché sennò è un casino. Se no non prendi il corridoio, bro. Capì? Ah, ok, quindi vicino alla finestra. Sì, all'estremità, sì, perché se lo metti dalla parte opposta, prendi la stanza, ma non prende la parte, non prende il. Ok. Ok, ok. Bene, facciamo come prima la solita cosa, insomma. O vuoi che vado io prima sopra e tu vai sotto in cucina o corridoio? Vado io, vado io. No, perché tu li metti nella tua logica, però ti scordi che quando tu li metti non è che spinge il sensore dalla parte opposta, ma dalla parte dove tu hai messo. Capito? Perché io non faccio caso al fatto che il sensore tiene la capsula che rileva il suono, che deve andare quella nella direzione voluta. Esatto. Accendi solo le luci del corridoio.
Ti ho sentito sopra da me, porca miseria. Ok, ho fatto. Vieni, che io ti ho sentito proprio quando stavi... Ecco, infatti. Madonna, come ti ho sentito. Beh, sì, ho fatto veloce, perché essendo professionale... Oh, ecco, mo l'hai messi bene, come volevo io. Anche se dovevi metterlo un po' all'estremità, vabbè, non fa niente, va bene così. Tanto prendi comunque una stanza. Con quell'altro prendi il bagno, quello... Ah, no, hai fatto lo stesso errore, vabbè, non fa niente. Ah, ma l'ho messo qua però, l'ho messo dove hai detto tu. No, quello sì, è quell'altro. Quando tu sali le scale devi metterlo a destra. Tu lo metti a sinistra, vicino al bagno, sopra, sbagli, vabbè, hai preso comunque due stanze. Ma guarda che quando sali le scale è quella alla destra, No, tu quando sali le scale, fai l'angolo, tu lo devi mettere subito a destra, cioè non è che devi appoggiare subito sul tuo muro laterale, non dove c'è la parte vuota e accendi la luce. Te lo spiego vabbè dopo. Allora, vediamo qua. Qua è tutto buggato, cacchiarola. Fantastico. Bro. Bro. Ci sei? Ela? Sì, bro, aspetta una... Ah, ok. Mamma, già iniziato a rompere. Chiudi la porta, cosa? Per farmi fare lo scatto? Madonna, che è successo? Di già, sono ancora in 9:30. No, detto, l'ho fatto fare lo scatto e mi sono tirato tutto il filo delle cuffie appresso. Qua si è spostato tutto il computer e co. Ottimo. Bro, allora vai con l'FM e con la radio. Aspetta, com'era il piano? Dove dobbiamo andare? Andiamo sopra prima, perché so più stanze. Fallo calma. Guarda, qua praticamente non da niente, e la cosa mi sta preoccupando. A me mi sta preoccupando, capito? Qua prende almeno una buona parte di sopra, capito? Quindi quando io entro qua controllo subito le due stanze alla fine. Ma qui non controlla niente. Cioè, è buggato il sensore in movimento. Controlli. Forse il sensore che è andato. Però qua comunque prendi corridoio, due stanze, uno stanzone e l'altro stanzone. Mancano solo le due stanze, il bagno e quella là. Dopo prende quasi tutto. Ah no, lo so. Va bene. Forse sono i sensori. Vabbè, andiamo a vedere prima sopra. Facciamoci un piano alla volta, non stiamo troppo tempo dentro. No, assolutamente, sto scherzando. Andiamo prima sopra, che è quello più pericoloso. Perché io ho paura che il sensore di movimento con questi qua, che ha spento già tutte le luci. Aspetta. Iniziamo bene. Sì, è ovvio, è professionale, che ti aspettavi? Non mi ricordo dove è la cosa, qual è il problema? Secondo me è giù, però non so in che sta. Ok. Ah, ok. E sta lì praticamente, al solito posto, va bene. Tieni il termometro acceso, perché ho finito, lo sgaviamo su. Sì, infatti, no, ma per forza. E intanto a sto punto approfittiamo da sotto, quindi passiamo un attimo per di qua. Ok, no. C'è una tavola lucida. Vabbè, però dopo pensiamo ai dettagli qui, adesso, perché prima facciamo meglio, capito?
Volevo essere sicuro in bagno. Ah, un orsacchiotto. Ok, acceso questo. Acceso. Sì. Non so neanche come si spegne, ma ok. Ah, hai spento tu, ok. Qua giù la temperatura è normale, giusto? Sì, sì, è normale. Però è passato qualcosa qui, ho visto qualcosa. Sta da sopra. Questo volo, bro. Non mi dire ste cose. Vai, vai prima del... Bro, qua io ti dico quando metti il sensore, vedi qua, a tua destra, qui, non lì. Lì, quando tu hai salesca. Qua, no, secondo me si trova dove tu non stai appunto prendendo il suono. 5, 3. L'altra volta qua sta. 4, sì, bro. Guarda, lo sapevo, bro, eh. Oh, ogni volta lo sbagli. Ti è. Dove sei? Dove sei? È qua. Sì, ho sentito, ti ha detto dietro, lo sbagli. No, ha detto vicino. Ah, vicino, ok. Però quando dice vicino può essere corridoio, eh. Perché oh, lo becco sempre nel corridoio, non è possibile. Stavolta mettiamo due libri. Io ho pensato che sia il corridoio. È stanza e corridoio. Sensore di movimento svelato, sta in camera. Allora, inizia a mettere la spirit box. Sì. Io porto già il doppio libro allora a sto punto. Sì, sì, corridoio e camera da letto. Aspetta, ho visto quanto si è scatenato un secondo. Cazzo, bro, no, bro, ti ha abbassato brutta. Oh, ci ha abbassato la qualità tutte e due. 60 ci massacra dopo. Ok, droghiamoci, per forza. È qualcosa di allucinante, eh sì, perché sono stati troppo tempo con sotto senza luce. Infatti dobbiamo fare veloce. Ok, si è calmato. Col contro col cavo. Più o meno. Però se iniziamo in questa situazione così a far professionale, dobbiamo iniziare a giocare in 4, non più in 2, sai? Tecnicamente sì, però si può giocare. Dai, andiamo, sei un po' leggermente calmato. Basta che ci fai fare la spugliardata, poi si calma. Ma che? Si deve spugliardare, ossia sfogare. No, ha spento le luci, non mi dire l'altra volta. Cavolo, allora vuol dire che... Non fa niente. Andiamo e facciamo sta cosa, ma poi dopo le andiamo a cena. Secondo me ci conviene andarle a accendere adesso o dopo? Dopo, perché voglio prendere la macchina fotografica e un'altra videocamera. Conviene andare a accendere adesso o dopo le luci? Dopo. Voglio fare un attimo un calcolo di con te, perché è partito, ho visto da lontano che stava alzando e si sta scatenando. Infatti. Ah, posizione perfetta, sia per leggere il libro se scrive, sia se esce qualche orbs. Ok. E
intanto siamo messi bene, quindi possiamo andare benissimo a prendere la videocamera, un'altra videocamera, e vorrei prendere anche macchina fotografica. Ok, però dobbiamo andare a accendere? Sì, andiamo a accendere. Lascio calmare. Ok, non camminare con questi. Non camminare però con questi in mano per andare a accendere, perché sennò vai lento. No, cammino, guarda. Guarda che cammino, che cacchio dici? Ma cammini lento, non puoi correre, che mi sei. Non mi ricordo. Un po' sì. No, posso correre, che cacchio dici? Ah, ok, aspetta però che sta ancora in camera. Okay. Infatti qua dice stand always, infatti lo dice sopra, lo dice. Riesco, non vedo simboli satanici, però potrei, non significa che non avrebbe potuto scrivere con tipo dai, queste cose così che non si vedono. Può essere, però io non vedo nulla. Oh, non si può calmare. Ma questo fa capire perché è tutto buio, quindi lui è un mare, per forza. Ok, andiamo ora. Sì. Di corsa? Sì, per forza. Ma facciamo al buio, andiamo a accendere la luce. Andiamo a accendere la luce, bro. Ho paura che questo ci attacca malissimo. Hai messo i crocifissi? No, in mano no. Stanno in stanza. No, basta, hai messo in stanza, dico. Stai in stanza. Vedi che sono veloce come te. Acceso. Accende pure quella a me. Questa cosa non si può spegnere, sta su. Questa la teniamo accesa però, dai. Questa per sicurezza, così siamo tranquilli. Andiamo su. Sì. Questo non mi ricordo dove lo volevo mettere. Ah sì, il corridoio, giusto. Mannaggia la miseria, eccolo lì. Scattato. L'ho scattata la foto. Però non ho visto impronte digitali. Ho paura che voleva attaccare. Torniamo dopo, andiamoci a controllare pure la telecamera. Sì, decisamente. Aspetta, devo fare la foto anche alla tavola di Luigi. Alla tavola Luigi. Sì. Andiamo. Mamma mia, oh, ho scattato subito, La cosa bella è che l'abbiamo pure preso, quindi la faccio, motherfucker. Salute mentale, un altro giro ce lo riusciamo ad andare a fare. Un giro non lo so. Però arriviamo sotto. No, vabbè, sì, ce la facciamo. Devo controllare, andiamo, appena si casi andiamo. Devo controllare. Comunque ho fatto la foto al fantasma, perfetto. Sì, si vede. Andiamo. Che dobbiamo fare? L'EMF, perché ce l'ho pure come missione e devo ricontrollare bene le impronte digitali. Devo portare qualcos'altro io. Porta sto crocifisso lì. Lo metti dove è uscito lui, dove l'hai visto che l'hai fotografato. Madonna, che cattiveria, poi là, Va bene. Sì.
Quanto mi vuoi voglio bene. Controlliamo a terra se il crocifisso ci sono ancora sopra, eh. Giusto. L'hai acceso tu, madonna. Bro, io non vedo crocifissi qua a terra, bro. Bro, non vedo crocifissi. Ah no, c'è sta, ok, ok. Non lascia impronta digitale, fai vedere. Esatto. Oh, 5, ok. Va bene così, arrivederci. Ma c'è la freezing come temperatura? No. Allora ci manca qualche altra cosa ancora. Mo vediamo chi sono le opzioni, dai bro. Però è 5 che si sta rivelando un'altra volta, eh. Comunque 5 mi ha dato l'MF. Bro, ci sono rimasti i peggiori. Ho un Gino Noni, mamma mia. Capito, il Gino Noni. Vediamo un po' che potrebbe essere. Un Gin o un Oni? Allora, vabbè, per il Gin, vabbè, pericoloso e debole al buio. Il fatto che spegne tutte le luci non mi può essere un Oni, un Gin a sto punto. È un Oni. Ma le orbs? Non lo trovo. Per un Oni deve almeno scrivere, bro. Se troviamo l'orbs, se troviamo le orbs, è quello, altrimenti deve scrivere. Ah, guarda, là, acceso la luce. Ci vuole bene, insomma. Bisogna andare a spostare, aspetta, ora ci dobbiamo drogare. Ora dobbiamo fare sì. L'ultimo tentativo. Allora, bro, faccio io un ultimo tentativo anche. Prendo questa videocamera qui. Ti sento. No, non c'è scherzo. Devo prendere questa videocamera qui e metterla nella prospettiva dove è spottato. Perché può essere là le orbs. Ci può stare. Ok, io voglio prendere il libro nel corridoio e metterlo dove lui è uscito. Perfetto. Perché abbiamo messo pure la croce fisso, quindi dovremmo stare tranquilli. Sì, tecnicamente sì, se esce là sì, stiamo tranquilli. Prego, prima tu, vai. Troppa paura io. Io avrei tanta paura, Ugo. Appiccia luce. Arrivederci, okay. Grazie. Molto tentativo, però. Sì. Io spero sempre che siano le orbes. Tanto se non è quello, è quell'altro. E sono comunque tutte e due bestie pericolose. No, non ha lasciato nessuna impronta, sto cazzo di... Vabbè, è una donna, giusto? È una donna, infatti. Maria! Cazzo, pure c'è la finestra. Ecco cos'era quella cosa che rifletteva troppo strano. È una finestra. Bro, rimaniamo qua. Ha scritto. Sì, ok. Senza che entriamo. No, ho scritto ciaone, va bene così. Ah, se almeno che non ci vuoi andare a fare la foto. No. Va bene così. Sì, possiamo andare, dai. Vedi com'è belle le telecamere quando le videocamere filmano bene dove ci sta anche un cacchio. Hai messo... Oni. Hai messo l'oni? Oni.
Quindi stava lì e una donna si stava vestendo, secondo me, capito? Oh, 150, oh, 150. Porca attenzione, buono, soldi. Soldi. Però devo dire una cosa, l'abbiamo sgamata pure col che si stava cambiando, si stava cambiando, sicuro. Sicuro che si stava cambiando, bro. Bro, mi senti? Sì, ora ti sento. Comunque sto, no, ho sbagliato che stavo usando quell'altro. Comunque l'abbiamo trovata, secondo me che si stava cambiando, per questo si è incazzato. Oh, le becchiamo tutte quando si cambiano, no? Quando si vestono e sgamiamo. Infatti, comunque abbiamo avuto la prova. Il libro glielo devi mettere praticamente addosso. Non proprio, diciamo dove cammina sicuro, dove passa. E il problema è che stava proprio fermo stavolta, non si muoveva. Cioè l'ho sentita proprio quando è entrata in stanza praticamente, bro, capì? Quando io sono salito quel termometro ed è entrato in stanza, questo fa capire che Loni stava decidendo dove andare per sistemarsi. Quindi Loni si muove da un punto della casa e decide dove sistemarsi dopo, non che già è pronto a sistemarsi. Questo dice un aggiornamento, praticamente dice che l'entità decide la sua stanza durante il gaming, quindi del tipo... Parti, okay, tu entri. Aspetta, dammi solo un attimo due secondi. Ok. 2 secondi, vengo subito. Aspetta. E io sono fissato a guardare quella della telecamera, mi piace tu guardare te. Un'altra e basta, cambiamo. Però la prossima volta, raga. Qui del 38 passa e chiudo.